Bene, lasciamo la parola quindi a Luca Dall'Acqua, ha evocato più volte oggi, quindi... Infatti non ho fatto sbaglio. Ok, esatto, per recuperare. Insomma, Luca ci racconterà l'esperienza che è in corso ancora da parte dell'azienda ospedaliera e ASL, perché poi insomma ci racconterà anche un po' questo binomio. Provo a far capire com'è. Che cosa succede, esatto. Magari di Ferrara, dov'è? Esatto, adesso ci arriviamo. Eccolo. Ecco, perfetto, guarda. Prego. Condivido tutto con Nicola, sono Luca Dall'Acqua. E sono 15 anni che conosco questi ragazzi, perché abbiamo iniziato col plone 2 forse. E lavoro per due aziende sanitarie nel territorio di Ferrara, che una è l'ASL e una è l'ospedale di Ferrara, che hanno due entità diverse, due direzioni diverse, due mandati differenti. Quindi veniamo all'ultima direzione che è arrivata, che parliamo del 2021, dove dice: Luca, abbiamo dei servizi amministrativi che si integrano tra di loro, quindi non ha più senso che noi mettiamo un servizio su un sito e lo stesso servizio anche sull'altro sito, nonostante i due siti debbano rimanere distinti perché sono due entità differenti. Allora a quel punto io dico, quindi chiamo Andrea, Stefano, dico: ragazzi, ho bisogno di fare un'evoluzione, venivo da due siti che il precedente no ancora eccolo qua, venivo da un sito estremamente confusionale, cioè proprio per me inaccessibile. Considerate che comunque abbiamo una rete di redazione formata da circa 60-70 persone sparse sui servizi, e questo sito portava dei contenuti che avevano data 2010-2011, quindi cioè da contenuti del 2020-21 a trovarsi dei contenuti con 10 anni precedenti. Vabbè, Andrea mi dice: Luca, io ti metto un'installazione di Ocomune, poi tu te la guardi un attimo, cerchi di capire come funziona, come non va, poi mi dici le tue impressioni. Vedo questa interfaccia, questa installazione, il primo impatto è stato volto, cioè l'interfaccia di redazione che completamente si è spostata rispetto a questa realtà qua. E lì ci sono una serie di informazioni che possono essere utili anche al mondo della sanità, anche perché comunque io non dovevo rispondere ai criteri che dovevano rispondere i comuni, perché noi non ci davano i soldini. Noi dovevamo fare un sito che funzionava, e a me le linee guida sono piaciute, ma sono piaciute perché intanto mi davano un tracciato, cioè non dovevo inventarmi niente, io dovevo soltanto cercare di seguirle e adattarle più o meno alle nostre realtà organizzative che avevamo nelle due aziende. E così ho iniziato a farne uno, il più piccolino più o meno, quello dell'ospedale, e in parallelo ho fatto due siti che sono bene o male un alter ego l'uno dell'altro, ok? Abbiamo collegato delle sessioni tra i due, e quindi già l'utente del nostro territorio, quando andava su un sito dell'ASL o sul sito dell'azienda ospedaliera, non cambiava orientamento, il menu era lo stesso, le informazioni principali erano lo stesso. È chiaro che nella parte ospedaliera c'è tutta la sezione dei reparti e dei servizi intesi come sanitari, che l'ASL ce l'ha un po' più decentrata sul territorio, mentre un ospedale ce l'ha tutta all'interno dell'ospedale. Non ho fatto migrazione di contenuti, quindi ho proprio scelto di evitare quel... Perché portando dei contenuti da questo al nuovo, al plone 6, non avrei sfruttato tutte le forze che aveva la nuova interfaccia, il volto, perché mi avrebbe portato delle pagine piane, dritte, e invece con volto io riuscivo
a far muovere gli stessi contenuti usando delle tecniche che nel precedente non avevo a disposizione, e quindi mi sono fatto a manona due siti da zero. Quindi sono venuti fuori, per fortuna, pare benino, quindi cioè, sono piaciuti, ahimè. E adesso il problema qual è? Il problema è che la mia direzione dell'ASL, che è diventata unica direzione per entrambe le aziende, cioè è direttrice dell'azienda USL di Ferrara ed è commissariata per l'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara. Quindi ospedale e azienda USL hanno un'unica direzione. Pare che riesca ad avere dal governo la possibilità di far tornare un'unica azienda sanitaria territoriale con valenza universitaria, perché l'ospedale ha la valenza universitaria. E quindi adesso faccio il modello delle ASL. Entro giugno deve venire fuori. Abbiamo già fatto un po' di analisi, hanno i miei amici direttato, ho fatto un po' di analisi, sanno quali sono le nostre necessità e quindi i nostri bisogni. Sì, io ci credo comunque, ecco. Poi se saremo i primi o saremo gli ultimi, non lo sappiamo. Sicuramente partiamo bene, dai. Partiamo bene. Partiamo bene e niente, dai, se avete bisogno di informazioni, adesso io non ho preparato nulla, vi volevo solo raccontare un po' il contesto. E se c'è bisogno di più, lasciate i miei contatti che ci sono quando volete. Bene. Abbiamo recuperato? Sì, abbiamo anche recuperato.